Hello witches, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Martina e oggi andremo a provare di nuovo gli hack fashion di TikTok. È un video che ho fatto un po' di mesi fa. In questi mesi ho ricollezionato un po' di hack trucchetti che ho trovato e ne abbiamo di alcuni che sono davvero davvero molto interessanti. Infatti non vedo l'ora di mettermi all'opera per creare questi hack. Però prima di iniziare, piccolo momento pubblicità perché vi volevo solo aggiornare sul trattamento per la crescita dei capelli di Freshly che sto usando. Ve l'ho mostrato un po' di tempo fa in un video YouTube e adesso vi voglio fare un piccolo aggiornamento. Questo è Layer Growth and Density Treatment, ovvero un trattamento che aiuta a far crescere i capelli e ad aumentare la densità dei capelli. Inoltre aiuta anche a ridurre la perdita di capelli. Io ho deciso di provarlo e di collaborare con Freshly perché sto perdendo tantissimi capelli, anche se è autunno ed è normale che cadano, ne stanno cadendo un po' troppo rispetto al solito, quindi ero molto interessata a provare questo prodotto e vi posso dare degli aggiornamenti. Ovviamente è passato troppo poco tempo da quando ho iniziato ad usarlo per vedere dei miglioramenti. Metto una pipettata di questo prodotto su tutta la cute quasi tutte le sere, quando mi ricordo. La cosa più difficile è appunto ricordarmi e avere la voglia di farlo tutte le sere. Infatti Carmi mi aiuta in questo e ogni sera mi dice: Marti, vatti a vedere il trattamento per i capelli. Avevate dei dubbi su questo prodotto se magari sporcasse i capelli? Era una preoccupazione che avevo anche io, ma provandolo posso assicurarvi che i capelli non si sporcano prima. Questo prodotto è tipo un siero, non è troppo liquido ma neanche troppo denso e viene assorbito in fretta dalla cute e non lascia i capelli unti per niente. Questa cosa mi ha sorpreso molto in positivo. Questo era solo un piccolo aggiornamento del trattamento per capelli di Freshly. A gennaio vedremo insieme l'update e come sono migliorati i miei capelli e vi farò sapere tutto. Bene, possiamo tornare al video e agli hack outfit. Inizierei subito col mostrarvi uno di questi hack. Iniziamo con questo TikTok qui. Allora, praticamente una camicia viene trasformata in un tipo body. Sembra semplice da fare, l'effetto finale sembra molto bello, non sembra nemmeno una camicia. Chissà, proviamo. In questo hack va messa così la camicia, si abbottonano gli ultimi bottoni e poi va girato perché questo pezzo deve andare dietro, quindi la giro e le maniche che rimangono davanti vanno legate dietro il collo. E lei poi infilza tutto nei pantaloni. C'è bandinato? Cos'è sta roba? Cosa rimane? Vabbè, provo a metterla dentro come fa lei. Ma magari davanti con l'illusione ottica sembra anche bello, no? Non sembra male come effetto. Però no, cioè si capisce che c'è qualcosa che non va, c'è troppa roba qua. Questa tasca qui la potrei usare come borsa, cioè dentro ci posso mettere telefono, le chiavi di casa, il portafoglio, cioè ci sta tutto. Perché usare una borsa quando puoi usare le tue magliette? Magari è questa camicia che è troppo spessa. Proviamo con una camicia più sottile. Allora, ho usato una camicia più sottile e in effetti, guardate di lato, non c'è quella roba di prima. Dietro anche carino, sono solo un po' le maniche che rimangono fuori e non è un granché magari, ma non è male. Non so se si capisce che questa camicia, questa maglia non è nata per essere indossata così, ma l'ho fatta io così. Non so, sembra bello, dai, non sembra male. Questo hack direi che è promosso. Il prossimo hack è un po' strano e un po' inconveniente per chi come me va a fare la pipì spesso e vediamo il perché. Allora, sempre una camicia, si lega la fine della camicia nei passanti dei jeans e poi si mette dentro i jeans e voilà. Però appunto se devi fare la pipì spesso ogni volta te le devi slegare da lì, legare, è un po' una rottura di balle, però si può fare. In quest'altro hack invece devo far passare la fine della camicia nei passanti dei jeans. Così, e poi infilare la camicia dentro i jeans. Si incrocia la fine della camicia, si fa passare nel passante. L'effetto è effettivamente molto carino, non è male. Facciamo un 360. Carino, ci può stare. Non è tanto comodo, magari quando vai in bagno devi fare attenzione a non alzare le braccia perché se ti muovi troppo si scioglie la camicia, o magari no, vediamo. È movimento friendly, ti puoi muovere e non si stacca, non si sgancia e non rimani nuda. Wow! Non pensavo
pensavo, figo anche questo hack. Il prossimo hack è quello che io adoro più di tutti perché secondo me funziona ed è la svolta. Vediamo. Gancetti di reggiseno li cuciamo sui jeans ai lati. Oh, bellissimo l'effetto. Stretti in vita così. Soprattutto molte persone hanno questo problema che i pantaloni magari entrano dalle gambe e poi in vita rimangono larghi. Facciamolo subito. Mi ci vorranno tipo 20 minuti per fare questo hack, ma vabbè. È arrivato il momento dell'hack più difficile di tutti, dove Martina dovrà addirittura cucire, fare un lavoro di tagli e cuci. Ma non perdiamo tempo, iniziamo. I pantaloni da stringere sono questi qui, sono tra i miei pantaloni preferiti. Adesso mi stanno un po' larghi, quindi sono da stringere, ma non tantissimo. Quindi proviamo subito questo hack, perché se funziona è la svolta e posso ritornare ad indossare questi pantaloni perché mi calano. Devono stare belli stretti qui, proprio in vita alta. Ciò che ci serve sono i cosi dei reggiseni, come si chiama? I bottoni, gli stringi, i pussoir. No, non sono pussoir, sono i cosi per stringere il reggiseno. Uno degli oggetti più odiati dagli uomini che fanno una fatica immensa a aprire il reggiseno, manco stessero facendo chissà cosa. Qua è indifferente quale io strappi via, ma qua devo tagliare brutalmente, secondo me. Voilà, eccolo qui uno. Sembra facile, ma non lo è. Meno male con queste forbici appuntite, ok, uno è andato. Eccoli qui, ora non mi resta che cucirli. Li ho misurati e sono da stringere davvero poco per lato, cioè tipo tanto così. Vedete, un pizzico, un pizzichino. Ok, allora qua dovrò fare così. Quindi questo lo fisso qui. E uno è fatto. E il gancio lo vado a cucire qui in modo che rimane così. Martina la sarta ha finito di cucire questi pantaloni, quindi andiamo a vedere. Un lato è un pochino più largo, non l'ho stretto troppo, mentre l'altro l'ho fatto più stretto, ho preso le misure e ho visto che vanno bene così. Adesso li indosso e vedremo il prima e il dopo. Questi sono i pantaloni prima. Mi cadono, rimangono troppo bassi, io voglio che siano più su qua in vita e sono larghi, come vedete. Adesso proviamo con questo hack, agganciamo un lato, agganciamo l'altro. Adoro perché stanno più su, che belli! Devo dire che non dà manco troppo fastidio questo aggiustamento. Non scendono più giù, rimangono belli qui in vita. Anche in questo caso faccio il 360. Belli, bello, mi è piaciuto questo hack, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. E se vi dà fastidio che si vedano queste cose qui, secondo me se mettete una cintura risolvete facilmente la situazione. Madonna mia, come sono bella lucida! Anche questo hack approvatissimo. Il prossimo hack è semplicissimo, guardiamolo insieme, non c'è bisogno di spiegare molto. Come legare bene una camicia invece di avere quel nodo così tutto sdreus, si fa passare la fine della camicia tra due bottoni, rimane un loop lì, fai passare la fine della camicia e voilà, viene tutto bello così ordinato. In questo hack fa vedere come legare bene le camicie. Adesso vi faccio vedere come le leggo io solitamente. Faccio un nodo così, ma non le lascio mai sciolte così, rifaccio un altro nodo per stringere. Anche se il fiocco non è perfetto, non è una cosa che mi turba molto, io le lascio spesso così le camicie. Ma questo hack ci fa vedere come legare la camicia nel modo giusto. Qui tra i due bottoni vado a far passare la fine della camicia, tiro, e questa parte qui che rimane della camicia ci vado a far passare la fine dell'altra parte della camicia. Si tira e rimane così, che non è male, è carino anche questo metodo. Poi ricordatevi sempre di arricciarla e aggiustarla dentro la camicia, se no viene male. Sì, dai, ci può stare, anche questo hack può andare bene. Il prossimo hack è un hack dove andiamo a stringere un vestito che ci sta troppo largo. Bisogna mettere le spille da balia nel vestito, far passare un laccio delle scarpe dentro le spille da balia e poi fare un nodo dietro così, ma questa cosa va fatta dentro. Il vestito è questo qui, mi va un po' largo e quindi vado a fare ciò che fa la ragazza. Vado a mettere le spille da balia al lato del vestito, così, e
E dalla stessa parte parallela vado a mettere l'altra spilla da balia. Questo è come mi sta il vestito senza stringerlo, è un pochino largo, sarebbe da stringere così per dare un po' più forma al corpo perché così rimane troppo così molle. Ho messo le spille da balia, quindi questo è il primo, vediamo con il laccio e le spille da balia come sarà l'effetto. Il laccio va legato dietro. A funzionare, ha funzionato perché stringe proprio qui in vita e fa un bellissimo effetto. Tipo che evidenzia qui, tipo corsetto. Mi piace un sacco. Allora, davanti è bello l'effetto. Tutto bello tirato, tutto bello risucchiato, però dietro rimane largo, così. Perché ovviamente io i lacci li ho stretti qui, dietro, non li ho fatti passare davanti. È il dietro che non mi convince tanto. Dietro rimane un po'. Bleh. Non lo so questo hack se mi convince o no. Andiamo avanti. Ultimo hack che ho voluto provare perché mi sembrava carino e potesse essere una bella idea, non male. Metti un reggiseno, quelli lì per far ginnastica, il maglione e lo fissi sotto al reggiseno per far ginnastica, così viene più carino e più paffuto come effetto e non cade piatto. Sembra molto carino, quindi voglio provarlo e vedere se viene bene anche a me. Come prima cosa andiamo a mettere un reggiseno sportivo. Wow, che look! Questo abbinamento è davvero fantastico. Maglione, questo qua è cropped e un po' oversize. Non devo sporcarlo col make-up. Senza luck starebbe così. Cade così dritto sopra il vestito. E adesso devo semplicemente agganciare la fine del maglione sotto il reggiseno sportivo che serve a questo, a tenere fermo, a pinzare il maglione per fare l'effetto puff, no? Che cade bello gonfio. Direi che è molto bello. Così sembra che io abbia una gonna e non un vestito. Aspettate, adesso vi faccio vedere bene che è un vestito. Sono anche sulle punte dei piedi, si vede che è un vestito. Mi piace un sacco. Da così a così. Questi erano gli hack outfit di TikTok che ho trovato in questo periodo che ho collezionato, che erano quelli più interessanti secondo me da provare in un video. Se avete degli hack che volete che io provi, outfit, mandatemeli sia su Instagram che su TikTok, così li salvo e magari potremmo fare un altro video dove provo altri hack outfit. Il video è finito, mi raccomando, stay positive and be kind. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua!